La Sevel, per la prima volta nella sua storia, lascia a casa 50 giovani con contratto di somministrazione in scadenza e li sostituisce con trasfertisti provenienti da casino. Non comprendiamo come sia conveniente, visto i costi superiori, togliere dei giovani locali e sostituirli con dei trasfertisti. Una politica che non paga né sul lato economico né sul lato professionale. Avremmo compreso che per fronteggiare questa richiesta continua del mercato europeo sui furgoni che si producono in Sevel ci fosse l'abbinamento tra somministrati e trasfertisti. Invece no, si è cambiato il passo, si è lasciato a casa dei giovani. Per cui noi chiediamo a Sevel di parlare con la direzione Stellantis e modificare questo comportamento. Se è vero che hanno necessità e bisogno di incrementare anche qualche turno di lavoro per rispondere a un mercato che oramai si proietta verso i 300.000 furgoni per il 2021, sarebbe il caso di fare un passo indietro e richiamare questi giovani per dare loro una speranza che è stata tolta. Un appello invece lo vogliamo fare alla Regione Abruzzo, alle istituzioni. Il nostro stabilimento di Sevel è patrimonio dell'economia regionale e non solo occupazionale, per cui dobbiamo tutti insieme tenere gli occhi aperti. Il cambiamento comincia da questo.